Una notte con gli agenti della Polizia Stradale a Varese, un progetto per educare i giovani alla legalità e alla sicurezza alla guida. Marco Signorelli. Una notte on the road, come il nome del progetto itinerante promosso da un'associazione bergamasca per ridurre i comportamenti a rischio dei più giovani sulle strade. Questa volta l'iniziativa si è svolta a Varese, dove 8 ragazzi hanno affiancato le forze dell'ordine durante le loro attività. In precedenza si erano messi anche nei panni del sindaco e del prefetto, con quest'ultimo che si è rivolto a loro, citando l'appello alla prudenza lanciato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno. Non sprecate la vostra vita per una leggerezza o perché guidate sotto l'effetto di alcol o di stupefacenti. Nel 2023 ci sono già state 195 vittime sulla strada nei weekend e 73 di queste avevano meno di 35 anni. Sulla strada non si scherza, sulla strada purtroppo si muore. E quindi noi abbiamo fatto vedere ai ragazzi come le forze di polizia, con dei controlli che sono ormai routinari per noi, possono arrivare a salvare le vite. Molti dei ragazzi che negli anni hanno aderito oggi continuano a sostenere l'associazione come volontari. Mi sono proprio innamorata dal progetto e ho continuato a farlo e ho vissuto delle esperienze bellissime. Grazie a questo progetto mi sono appassionato al mondo del soccorso, sono diventato un soccorritore a Milano. Consiglio questa esperienza a tutti. Con loro, come con tanti altri, è stato raggiunto l'obiettivo principale del progetto: informare sui rischi per poterli prevenire.